Equastora qui non ta viaste la Elora di Diuga Elora Dampara Papi Elora di Zabiantoni. Allez, digamos insieme. Salute a tutti, a ringraziarvi se con noi non sta via Stella. E una giuga insieme ai Sapientoni, due squadre stasera di noi. E accogliamo la squadra Les Pirates. C'è l'équipe di W, ça. Hein? William, Dumas, Wesley, Dumas, Wilfried, Botteghi, Puletti, Chacamana. Qual è che mi parla della squadra? Alors. C'est donc notre équipe des Pirates. C'est un centre de jeu pour les enfants où ils peuvent jouer, s'amuser, sauter dans tous les sens. Donc, s'éclater toute une journée. Donc, voilà. Si grand, pas de vie. Ouais. Donc là, je vous présente Wesley et Wilfried. Et William. Et les William. 3W. C'est ça. Point com. Il y avait les W, maintenant les triple V. Bien cousu, la phare. Et Tela Diuga contre Squadra di... L'Arbage, Guy Bernardini, Marco Simoni et Luc Bernardini. Salute. 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 Mica un associo, mica un'intrapresa. No. Una squadra d'amici. Una squadra d'amici. E di fratelli. Di fratelli, due. Noi due siamo fratelli. E due paroli, non sa squadra allora. Noi presentiamo animo, giusto noi. Basta. Abbiamo obbligato il suo nome, era veramente difficile di scegliere un nome, dunque abbiamo fatto ciò che noi siamo. L'Arbage. L'Arbage. Chi vuole dire l'Arbage? L'Arbage. Chi vuole dire l'Arbage? Astuccia, e ti avvedi. E mo la vede, giusto appunto. Eh? Bon, e io sono tranquillo perché io ti ho già messo a piantone a me, a conoscere forza. Patrizia, Catacega, salute. Buonasera. C'è una canzone che lui canta bene, Drugo il Fucci, che si chiama L'Albage. Ah bon? A Gunici de Ori, forse sono stati ispirati di noi di canzone. Ecco, per chi no, eh? Per chi no. E mo la vera, in tutti i casi, eh? Se l'Albage o no, le mo la sapete, di Ugando a Rafika. Allora, a Rafika, ci vuole a rispondere il più presto possibile. Vi faccio una domanda, picchietti non tu funzo, viaggia ni beh, je veux rien entendre, mi date la vostra risposta e poi si rispondete, beh, picchietti 20 punti, dunque, semplice, semplice, eh. Prima domanda, chi cantatore era il capimatia di un gruppo Nirvana? Kurt Cobain. L'Arbage. Kurt Cobain. Kurt Cobain, risposta buona. In chi paese si può rimira o vorte matra? Où est-ce qu'on admire le fort matra? Matra, qui matra? En français dans le texte. En français dans le texte. Eh, ibira, tigui, d'où eri a nous abe? Vorte. Non? Vorte matra, in chi città? Non la sapete mica? Non. Que tu dis un faux. Attends, il y a eu sa réponse. Que tu dis La Rochelle. La Rochelle, hein. La Rochelle, ouais. Alors, juste à quand, juste à quand. Tira à l'Eria. Je cherche une info. Mais gumica gumele andado madra. Au 14e siècle, où l'on combattait à Rochelle, le bef en four, et voilà. Bon. Alors, donc, i genuesi hanno costruito su vorte da gura a marina e un mare e dunque diranno i madri chi gestiano su vorte gui e dunque asabemo guida o 1962 è diventato a grotta un museo archeologico dall'Eria che non conosciamo e penso di abbiamo detto poco presto tutto come uscite o vorte matra in all'Eria. Allez, on entre à l'ouvrande. Qui est ce instrument, ustensile? Qui est ce qui s'assomille à une grande frissodie? Est typique de la cucina asiatique? Le truc, le wok. Le wok.
Aspettate, e siete stati i primi a rispondere. Ah, Pitia, dunque, le pirate. Le woke. Le woke, ça marche. Risposta 1. Cerchiamo un nome di suo premio Nobel di letteratura in 1945 e originario di Brandu. Un autore originario di Brandu, gaudu premio Nobel in 1945 e che scrive in francese. Dunque, chi dirà se è primoroso di un spirito mediterraneo? Veramente chi su Yogo si chiama Arafica, hein? Tu lo rispondi il più presto possibile. ma la sappiamo mica. Si morbagi, Bon, on l'a été mica. Paul Valéry, en français, dans le texte. Bah oui. Paul Valéry. L'ultima domanda di Sarafica. Che disciplina sportiva d'inverno, che si pratica a 2 o a 4, domanda di sguilla con cavolello, bisio, non una pista stretta e cutrata. L'arbagi. Bobsleigh. Bobsleigh. Già di aver risposta una. Gestado sei discipline esiste da udit genuesimo secolo, ma i Giochi Olimpici l'hanno messo un ballo, dunque su bobsleigh, a broa i bobsleigh in 1924. E rasta rocchetto film, non so se voi ne ricordate, questo film che dunque va già a promozione di su sport, che su sa persona, dunque dire un giamaicano, mi pare, che uabu era stato campione di corsa e chi è lo bulia. Dunque va come uabu e si era scritto ai Giochi Olimpici con una squadra e avevano finito con bobsleigh in capo. E tamantu film, Ecco, allora, bon, siete vicini, t'hai 20 punti, t'hai 40 punti per la siete in testa. Si comincia bene e si continua, di un coup, a varia via. Ecco, a varia via, una domanda e tre possibilità di rispondere. Vi faccio una domanda e poi Patrizia vi faccio tre proposte. Ascoltate bene le proposte, rispondete bene, pigliate 20 punti, ma se vi sbagliate vi facciamo 20 punti e regaliamo l'altra squadra. E ora cominciamo con la squadra di Le Pirates. Tocca a voi. Allora, a chi festa novembrina, i zitelli sono mugingati e vistuti a stracci. Tra. Allora, di a San Martino, l'Halloween o a Sant'Andrea? Les enfants sont déguisés barbus. Novembre. Oui. La fête de la. Oui. Allez, vas-y. Sant'Andrea. C'est un drap pour la gui. Sant'Andrea. Risposte à vous, non. Per Halloween di noi, sono così travestito. Ma Halloween è d'ottobre. D'ottobre. Yeah. Qual è su disti nomi? Si nomi di Gani, Un insegna amica, un rudione di un mondo. Tra. Tra Terre-Neuve, Chihuahua o Husky. Dunque, un insegna amica. Una berta e un mondo. De la partie du monde. J'irai chez moi. Un nom qui ne désigne pas une région dans le monde. Terre-Neuve, Chihuahua, Yuski ou Husky. Husky, c'est une région japonaise. Oui, Chihuahua aussi. Chihuahua, c'est pareil. Chihuahua, c'est pareil. C'est pareil. C'est pareil. Chihuahua ou Husky? Moi, j'irai Husky. Husky. Chihuahua. Allez, je suis pas t'es Chihuahua. Dites Chihuahua. Dites. Parce que nous connaissons Terre-Neuve. Qui est Désigour. Et pour le pays et maillot de Husky. Ah, ça y est, on est chaud, Yuski. Non, on est ami qu'à Chihuahua, dira Yuski. Yuski dit un nom d'un cane. C'est fort, toi. Chihuahua, c'est un Mexique. Est-ce qu'il... Non, Chihuahua dit si droit au Messigo. Connichi, d'eh? Non. Un'altra domanda. Les pirates. Qui firma di sport a per divisa Anima Sané Incorporé Sano. Tra. Adidas, Asics ou Nike. Asics. Anima Sané Incorporé Sano.
Azix. Anima sane incorpore sano. Azix. Azix. Anima sane incorpore sano. Risposta buona. Sicuro, ravaggio, bastava se vi dà l'ordine di elettare. Azix, dopo c'è Adidas, che è stato creato da Adolf Dassler, un di noi qui ci si ridrò all'iniziale, e poi Nike, che è stato scelto di Bettua Nike, Nike che è a dea grega di a vittoria, un simbolo di a vittoria. Dunque, vedete che rifletten assai quelli che creano queste marche, beh, da nomi che... Quantunque va un appello a memoria e de urte a memoria landana e soprattutto a Isabientoni. Di sicuro, di sicuro. Ecco, bravo, buona risposta. Tocca a noi per l'ultima di Savaria Via. In due chi Giacinto Paoli ha fatto i suoi studi tra... Allora, Giacinto, mica Pasquale, ha fatto i suoi studi in Livorno, in Genova o in Napoli? Giacinto, mica Pasquale. Napoli. Giacinto Paoli ha fatto i suoi studi in Livorno, Genova, Napoli. Mi dite Napoli, eh? E ancora? Baduetto, mica Pasquale. Pasquale, Paoli, ieri era Napoli. Ma uabu no. Livorno. Non no. Plus, allez, mica regretti. Ingenua. Mica regretti, allez. Uguleggio del bene. Chi ricompensava i corsi, i dove i corsi più valorosi di Geradio di Abromuzione. Ecco, avete perso qualche punto, eh? Poi avete regalato qualche punto di nuovo, eh? Semi a zero, eh? Semi a zero, eh? E allora se ti passate in testa un coup, 100 punti. Sto farà di a zero. Vabbè, poca parada. E lui hanno regalato assai di punti. Eh? Regola. Bon, ah, siamo infine, non è ancora compiuto l'affare. Eh? No. E mi la saluta stasera in un pubblico. Il mondo de fou ce soir. Beh, le foyer Casatoia, per esempio. Salute. La formation continue du lycée de Borgo, salute. In piena forma i collegiani di Portiveccio, salute. E la Iacini di l'Aikidojo Ajaccio, bello sport. A ringraziarvi di essere con noi stasera. Allez, giochiamo all'infuria a Trappola. Ecco a Trappola, domande preparate dai nostri candidati. E me la comincia con voi, che per ora siete appena in d'arretto. Appena. Troppo regali, va giurito. Bon, avete preparato questa Trappola, se li rispondano bene, pigliano i 40 punti, sarebbe dommage. Se li si sbagliano, recupererete appena 20 punti, quantunque. Domanda di storia a te. Quando è stata votata Costituzione Corsa? Quando è stata budata Agusti Illusione Corsa? 1769. Se è negativo. No, non c'è mica bisogno. 1769. 1769. No. Il 18 di novembre, ma di 1755. Ah. Era tu anziana. Avete recuperato 20 punti quantunque. Eh? Allora, tocca a noi, le pirate. Moussaillon, on se jette à l'eau. Domanda lì, storia. La stessa. È la stessa domanda. Allora, in che annata è? Qual era il comandante dell'armata francese in Corsica quando c'è stata la battaglia di Ponte Nuovo? Comandante di e truppe francese. L'année, un truc comme ça. Oui, ça. Moron. Non, c'est Napoléon qui l'a mis en place. La bataille de Ponte Nuovo. Après la bataille de Ponte Nuovo. Pire, je trouve. Ponte Nuovo, 1769. Il disait Gour, enfin, l'année 69. Oui, c'est.
On les recommande. C'est mon Roi, t'es un risposte, allez. Qui milite l'année. Général, l'année. Ouais. Général, l'année. Dire le comte de Vaud. Ou Gant a dit 8 des loups. Laurent. Alors, bon. Bien, j'ai cherché celle-là. Quantunque, hein. Elle était ripigliata 20 punti. Bon, un basta amica, perava, sono sempre in testa, un coup 120 punti, bravi. Ma, e mo la giugava a un sciapa a capo. Ci vuole a trovare una personalità. Tra conosciuta, eh? 5 indizi. T'hai un'idea al primo indizio, rispondite bene, pigliati 60 punti. E poi dopo cacceremo 10 punti a ogni indizio che vi daremo in cubatrizia. Eh? Allora, il primo indizio in cubatrizia fa 60 punti. Sono nata in 1926, non ta un'isola, che non è vostra. Ma qua uguale, abbiamo tra di noi due relazioni mica sempre straordinarie, da urte a quando sì, a quando no, digeremo. Cerchiamo una personalità. Donc, che nada non isola, ma mica a gorsi. E pourtant, tu hai relazioni isostabilite a quando uone, a quando meno uone. Dunque, è nata in 1926. Se t'hai un'idea, picchiate non tu funzi e fate una proposta. Puoi de Brubone o risiga de Nonda? Due uomini hanno scompertuto qui i antenati. Hanno scompetuto qui i antenati. Combattuto, scompetuto qui i antenati. Uno tra i due non si è sortito tanto bene, cioè di là. Ma l'altro è sempre stato apprezzato e ricevuto come lo si deve. In 1953 era troppo occupata per salutarlo e burro. E la sua scultura non era tanto lontano, ma non l'ha mica salutato, in 1953. Allora, in 1953 era troppo occupata per salutarlo, a questo, chi dirà bigino, la sua scultura era proprio bigina, ma non l'ha più salutato. J'ai connu deux très grands corps sont eu affaire à mes ancêtres. L'un d'eux ne s'en est pas si bien sorti que ça, mais l'autre a toujours eu un peu la côte chez nous. Et en 53, j'étais trop occupé pour le saluer. Reine Elisabeth. Pensez à la reine Elisabeth. Elisabeth laquelle, d'Angleterre ? Angleterre. Elisabeth II d'Angleterre. C'est elle. C'est elle. 50 punti. Penso di la via Nudro a un primo indizio. Ci avevi de pensato ad un teso che aveva de la risposta. Dunque, incoronata a morte di Giorgio VI in dell'abbaia di Westminster, dove si trova giusto appunto questo di Pasquale Paoli, che aveva relazione buona con l'Inghilterra, ma l'altro, Napoleone. Manca appena, no. Allora, ecco, dunque, è giunta a Naiaccio, è scalata a Naiaccio con il suo vettello, il yacht Le Britannia, e è passata in Girolada. E sapete, in un'osteria, in Girolada, è firmata un'iscrizione stampata: la reine Elisabeth II d'Angleterre ha utilizzato le comodità in gabinetto. Non t'appunti, bella partita, bravi. Ma i nostri sabientoni di stasera sono le pirate, 130 punti, bravi! Allez, regali a tutto il mondo! I nostri vincitori hanno da poter leggere belli libri grazie a Le Journal de la Corse, fa belli regali con la sua carta privilegio l'invitation e profumarsi con la creazione e parfum d'empire. L'altri sanno da l'ica con i prodotti nostrali di Corsica Gastronomia. Ecco, ci siamo campati. Voglio ringraziare due belle squadre,
Voltarete, eh? Spero. A ringraziare il pubblico di stasera, un bel pubblico, e poi benite, ringrazio la messa a piantone. A me, Patrizia, catacega. Grazie, buonasera a tutti. Bastarà stasera, allez, venite giù con noi, sapientoni.tv o non la nostra pagina Facebook. Dagli una stundetta, l'informazione non ta via stella. Noi ci ritroveremo da qui a poco, tanto. Ciao! Bravi, bravi, bravi.